Bella gamma. Ieri ho deciso di aprire un attimo Netflix e ho detto, boh, ci sarà qualcosa di bello da guardare su Netflix. Mi è venuto fuori Axel Foley con il ritorno di Beverly Scop. No, ne avevamo già parlato con i due dal divano. Sì. E allora abbiamo detto, vabbè, senti, facciamo qualcosa di diverso. Anziché la solita chiacchierata di un'ora, mezz'ora su qualcosa di interessante, ho avuto l'illuminazione. Ho avuto Facciamo l'illuminazione. una brevissima su robe non interessanti. Bello, allora andiamo, c'è stato bello, ciao. Sì. No, in realtà pensavo, ma c'è un sequel, un film 2, Sì, un secondo un capitolo. secondo capitolo di una saga che tu rivedi più volentieri del primo? Io ne ho. Sì, Vai, dai, sentiamo. devo dirti di sì. E sorprendentemente non sono pochi. Perché al di là di quello che tanti pensano, ci sono dei secondi capitoli venuti bene. Ma anche molto meglio dei primi. Anche molto meglio dei primi, o comunque che hanno elementi diversi, migliori. O sono un'altra tipologia di film. Sono un altro tipo di film. Io, per dirtene uno che ho rivisto moltissime volte, che rivedo anche di più del primo capitolo, partirei subito secco con Aliens. Aliens, scontro finale di James Cameron. Un grande classico, forse, e forse più del primo capitolo. Adesso, tolto l'importanza storica dell'Alien di Ridley Scott, Aliens scontro finale è per me il film più tamarro di fantascienza di tutti i tempi. Quello che dà l'idea dei Marines dello spazio, gli armamenti, Vasquez, Vasquez, la miriade di certo. alien che tu nel primo film non hai visto, che ti saltano L'esoscheletro. addosso, l'esoscheletro finale, Sigourney Weaver che affronta Allora la regina, rimaniamo insomma, su fantascientifico. vai. Chronicles of Riddick, che si Chronicles of scosta completamente Riddick. dallo pseudo-horror fantascientifico del primo con Pitch Black per fare Notevole. quello che secondo me è il film più tamarro della storia del cinema fantascientifica. Perché tu hai fatto tre errori, ti devo ricordare. O forse perché quel pugnale sbilanciato in mezzo grammo sul manico, con anche un Carl Urban che arriva e fa questo antagonista Sì, necromonger. ci sono gli elementali. Ci sono gli elementari, c'è una storia di Dragon Ball dentro, che è Sì, l'ultimo dei anche. sai, voglio dire, dei furiani, Dei Furian. di un pianeta distrutto dal cattivone di turno. No, ma te lo sposo anch'io. Ma allora ti rilancio con Rambo 2. Cambiamo genere completamente. Io ti cambio genere così e ti dico che Rambo 2, molto diverso anche qui dal primo capitolo, storico, importantissimo, fondamentale, è anche qui, se vogliamo, molto più tamarro, perché lui prende, va in missione, va a salvare, cioè molla l'America e torna in Vietnam. E diventa una cosa molto anche lì drammatica per tanti versi. È chiaro che c'è sempre quell'idea, però Stallone all'apice, Stallone che anche qui utilizza delle armi incredibili, scene di tortura. Per me, un film che rivedo sempre So, io volentieri. preferisco il primo perché era più film. Il Certo, secondo, però, è una discreta tamarrata. Beh, allora sposiamoci completamente. Io ti dico Hot Shots 2. Hot Shots 2. Perché in Hot Shots 2 ci ho fatto tante di quelle risate da ragazzino. Cioè, il primo è una parodia di Top Gun fatta e finita, con bello sguardo, Ramada perché sei arrapata, delle robe così. Però nel 2, quando inizia con più uccisioni di Terminator, più uccisioni di Robocop, e scena finale, cioè la scena finale di quella parte lì con la gallina che viene lanciata, che è anche diventato poi, penso, la locandina del film, o anche più semplicemente Orsetti, Orsetti. Poi lo guardo molto più volentieri, per esempio, del primo shot. Sì, è vero, è Shots. vero. Ma ti posso anche dire allora, Ah, vabbè. qui dietro c'è un riferimento, c'è uno spoiler qui dietro, più o meno voluto, però parliamo anche del secondo capitolo di Ghostbusters. Il secondo capitolo di Ghostbusters è, se vogliamo, almeno all'altezza del primo, non so se è superiore, potrebbe non Dipende, esserlo, per me però no. è un film, secondo capitolo, che io rivedo sempre molto volentieri. Conosco le battute a memoria, c'è Janosch, c'è la fogna C'è con... una c'è una sporcacciona. sporcacciona. Adesso, i protagonisti comunque sono sempre molto divertenti, hanno chimica, è un ottimo secondo... anche lì c'è Sigourney Weaver, tra l'altro. È vero, sì. Quindi Quindi, già in un secondo. è già in Vedi, due in già in due questa... Quindi, in 5 minuti di Ghostbusters 2 è chiacchierata. un film che rivedo volentieri. Beh, allora io rilancerò con Shrek 2. Perché io il secondo Shrek eravamo andati al cinema a vederlo, penso, con una decina di amici e amiche. Io mi ricordo ancora che facevo muovere
tutta quanta la fila delle poltroncine, perché io non ho mai riso così tanto al cinema, anzi, probabilmente forse con South Park, che anche lì poi possiamo, però non ho mai fatto il secondo, però ti assicuro che per me il 2 è proprio, mi è rimasto nel cuore anche più dell'1, ed era difficile, perché comunque il primo Shrek è un gran bel film, però nel 2, quando arriva, richiamando anche Beverly Hills, molto molto lontano, Ciuchino che fa la stessa scena, Pinocchio che si cala giù, tipo Mission Impossible, cioè ci sono il gatto con gli stivali, che è quella più famosa, che tira fuori gli occhioni per sedurre tutti quanti. Poi c'era una che invece era molto più divertente, che era una parodia di una serie TV, di un reality show americano che era Cops, che invece era diventato Knights, e c'erano i cavalieri che arrestavano il gatto, vero, per l'erba gatta, e non è mio. È vero. E allora mi metti in difficoltà, ma ne sappiamo, perché comunque ci sono tanti che ti rilancio e torno nel fantastico horror con Terminator 2. Terminator 2, parliamone, forse è il miglior sequel di sempre, assieme ad Alien, secondo me. Però in quanti... l'avete rivisto meno volte di Terminator 1, vi sfido tutti a dirlo, perché? Perché c'è il T-1000 liquido, ricordiamolo, Robert Patrick, clamoroso, storia del cinema, effetti speciali all'avanguardia, la colonna sonora di Guns N' Roses. Anche, sì. Un John Connor, la scena della motocicletta. Cioè... la scena dell'esplosione atomica con lo scheletro attaccato lì alla fence. Ci sono decine di scene di Terminator 2 clamorose. Che se la giocano ampiamente al di là del concept, che ovviamente tutti i primi capitoli hanno la forza del concept, perché è la prima volta che tu vedi una cosa. Il secondo spesso le rielabora meglio. Questo è difficile da battere. Vediamo come la batti in Terminator. Allora, io ti direi Il Padrino 2. Vedi, cambiamo ancora di più. Aspetta. Il 2 più dell'1 perché è più corposa la storia. Sì. C'è molto più carne al fuoco. Il primo, per carità, sta comunque parlando di due film. Anche il terzo. Sì, vogliamo. Sì, ovviamente il terzo arriva con un pochino di fatica, però comunque arriva. E però io Il Padrino 2 lo guardo molto più volentieri del primo. E allora sai cosa ti dico? Italia. Spostandoci sui supereroi, che invece non abbiamo ancora trattato, ma che, cambiamo, come ben sappiamo, hanno miriade di sequel, io parlerò di uno dei primi sequel dei film di supereroi, che non è Superman, ma è Batman. E io ti dico, Batman il ritorno di Tim Burton è un secondo capitolo con, ricordiamo, c'è Catwoman, quello sì, c'è il Pinguino, insomma, ha dei cattivi, sì. Forse nel primo c'era Jack Nicholson, c'era Kim Basinger. Lì non lo so, lì io guarderei ancora il primo. Era il primo Batman. Il secondo Batman, secondo me, anche l'immaginario di Gotham City bartoniana è un secondo capitolo che rivedo sempre volentieri. Anche perché, al di là di Keaton, che rimane nei due film, gli altri comprimari cambiano tutti. Io allora rilancio sempre con Batman, ma quelli di Nolan. Qua ho vinto facile. Perché effettivamente il primo è un bel film, a me è piaciuto, nonostante tutto ci sono molti detrattori, però è vero. Il suo fa il suo, cioè quel primo film comunque fa il suo, no? Però col secondo si vince facile, cioè, io non voglio neanche spenderci troppe parole, perché tutti quanti l'abbiamo visto, tutti quanti sappiamo cosa succede a Ledger, e tutti quanti penso che preferiamo il secondo al primo. È vero. Quindi io chiederei anche a questo punto ne abbiamo detti parecchi. Sì. Quale secondo voi è il migliore? E soprattutto, ce ne siamo dimenticati qualcuno? Capitolo 2. Dei capitoli 2 che sono migliori del primo. Ditecelo pure nei commenti e fateci sapere. Ciao a tutti. Ciao.